Sono un ragazzo drago. E guardate che carina la mia zona, guardate. Allora, qua praticamente c'ho tutto il mio alberello bellissimo completato, con il mio nido dove qua appunto faccio le uova di gas, perché voglio fare una famiglia con da draghi, avete capito bene? Voglio fare una famiglia da draghi. Però, per fare una famiglia da draghi, dato che, sì, ho fatto mio figlio da solo, va bene, non insultatemi, ok. Dato che voglio fare mio figlio, appunto, e voglio avere una mamma, devo cercare una ragazza che appunto possa in un certo senso star dietro a mio figlio, però non so come. E allora adesso quello che vorrei fare è appunto magari cercare qualcuna. Allora abbiamo capito che la ragazza Creeper le faccio paura, a quella Blaze insomma ok le piaccio, ma a me lei non piace perché è strana, mentre la ragazza Ghast diciamo che è un po' tra la via di mezzo. Voi mi avete votato tutti quanti di stare con la ragazza Creeper, però onestamente sì, ci potrebbe stare, ma fin quando lei non mi vuole io non riesco a far nulla. Quindi di conseguenza quello che vorrei provare è la ragazza Ghast, che sembra quella più normale, quella più carina, quella più solare, quella più simpatica, quella più introspettiva. Quindi adesso andiamo da lei, senza farle paura magari. Voliamo, via! Eccoci qua. Perfetto, ok. Andiamo a vedere se c'è. Ragazza Ghast! Ciao! Posso entrare? Sì, aspetta, se non mi uccidi. Ah, no, 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 non ti uccido, non ti uccido, tranquilla. Volevo chiederti una cosa, comunque, ascolta. Praticamente, stavo pensando che siedi di qua, siedi di qua, siedi di qua. Vieni, vieni, vieni. Ho paura di te, lo sai, vero? No, tranquilla, non avere paura di me. Prego, siediti. Allora, praticamente stavo pensando nel conoscerci meglio, che ne dici, eh? Magari possiamo, non lo so, andare da qualche parte, a mangiare da qualche parte, oppure a ballare da qualche parte, oppure a volare da qualche parte. Stai volando. Sei il mostro dei mostri. E allora che significa? È vero che sono il mostro dei mostri, ma ciò non deve significare che devi trattarmi in un'altra maniera. Io sono sì, appunto il mostro dei mostri, ma appunto per questo dovresti essere abbagliata dalla mia possenza, no? Non credi? Non lo sono per niente, però... Come non lo sei per niente? Okay. Cioè, strana come situazione. Sì, lo so, ascolta, segui me, va bene, segui me. Allora, quello che possiamo fare è magari andare, che ne so, tipo a... Anche se ma c'è la ragazza Blaze che sta continuando a passare, ma la vedi, la vedo sì, solo io? Ci sta guardando, ci sta controllando in un modo molto strano. Ma perché? Tu lo sai? Oh mio Dio, guarda, è passato. Ciao, ma che ci fai qua? Perché stai passando? Ci stai spiando? No, stavo facendo il mio voletto notturno, no? Ah, ok. Perché devo un attimino scaricare. Oh mio Dio, ma che stai facendo? Fuoco, perfetto. Ma butti troppo calore. Troppo calore? No, sì. Ma che... Allora, posso venire anch'io? No, in realtà era una... Puoi fare l'imbucata? Esatto, vuoi fare l'imbucata? Questa è una scenetta, è una scenetta solo per noi due, mi dispiace. Ah, per voi due, perché c'è un'altra sedia qui allora? Ma dove? Non è vero, non vedo nessun'altra sedia. Aspettate. Io la vedo, un attimo che è invisibile. Come invisibile? Cos'è? Hai trasformato le sedie in invisibili, ragazza Ghast? Sì. Vedi? Ma lei è appena piazzata. Non lo sapevo. No, è vero, è apparsa con i miei poteri. Oh mio Dio. Che si mangia? Nulla, devi andartene da questa parte, perché altrimenti io mi esplode, capito? Ti faccio diventare... Ma cosa? Non c'è un creeper, non puoi esplodere. Lo so, in realtà... Ho sentito la ragazza creeper. Posso sputare del fuoco, Enderico. Sì. Hai capito? Anche io posso sputare del fuoco, guarda un po'. No, preferisco vita. Ok, sì, brava. Lei... Ok, io sono troppo forte. Ma come mai? Cosa? Ho detto lei è immune al fuoco, non puoi sputarglielo. Hai ragione, però non sei immune al plasma dell'End. Secondo me. Non sei immune al plasma dell'End. Sì, secondo me potremmo essere fatti uno per l'altro. No, no, mi dispiace, non lo siamo. Fuoco, pure io. No, mi dispiace. Queste cose fuori da casa mia. Ma no, ma in realtà ero venuto proprio per te. Perché sei arrivata? Te ne vuoi andare? Ma perché per lei? Scusami. Perché voglio conoscerla meglio. Anch'io. A me non vuoi conoscermi meglio? Come? Vuoi conoscerci? Vuoi che ci conosciamo meglio anche tu? Non ho detto questo, ho detto che posso piacere alle persone. Sì, Capito? Lei ha detto che faccio schifo, invece no. Ah, ok, appunto, cioè, quindi vattene via.
Sì, però perché non io? Sto pensando. Perché purtroppo menino. Purtroppo non posso, mi dispiace. Non, ma che cavolo? Ah, sì. Fattino? Ma che cavolo ci fai qua? Vedi, anche lui era... No, dai, porca miseria, ma era una cenetta romantica solo noi due. Che cavolo ci fate voi qua? Noi tre volevi dire? No! Ehi, ci sono anche... Sì! No. Mi serve cosa? Qualcuno che cosa vuole c'è? Venire a fare la spesa con me? No, no! La spesa! Senti, Fattino, arrivo io, ok? Come? Come? No, no, no! Se vuoi la tua cenetta romantica, se vuoi rimango qui oppure... No, mi dispiace, dobbiamo andare a fare la spesa con Fattino, ecco, perché appunto. Non c'è... Per fare la cenetta romantica dobbiamo avere il cibo, appunto. Quindi... Esatto. Vabbè, vengo anch'io, perfetto. Cenetta romantica, andiamo. Quale cenetta romantica? Oh mio Dio! Tra te e Gast, Fattino. Io volevo starmene per i fatti miei, sciabolette, con lei. Tra te e Fattino e poi tra me e Sbrighi. No, tra me e la Gast, tu e Fattino al massimo. Ah, ho sbagliato. Cosa? Con chi io? Andiamo. Ah, che bella questa zona, buongiorno. Allora, tutto automatico qui, quindi non c'è nessuno. Ah, perfetto, allora io direi che possiamo iniziare a prendere un po' di cervello di zombie. Ecco, il cervello di zombie è buono. Oh, è una cosa che mi piace tanto. Ma come fai a sapere ogni mio gusto? No, non è vero. Ragazza, Gast, guarda, ho trovato del plasma saporito. Buono il plasma. Ah no, è per la ragazza Gast, mica piacciono le ragazze Blaze, no, il plasma. Sì, a me piace. Quello dietetico. Oh, porca miseria. Ok, fammi andare a vedere un attimo se c'è. L'ho trovato, eccolo qua. No, dietetico non c'è. Vabbè. C'è il latte qui. Ora lo prendo. A posto, perfetto. Latte di noci? No. Che cosa hai trovato? Che cavolo, il latte per le ossa. Le ossa. Ah, ok. Oh, bello, qua possiamo prendere un po' di Ender Pearl. Magari potrebbero servirmi. No, ragazzi, anche a me servirebbe. Hai trovato? Guardate, che bello. Ma sarà anche gustoso. Che cos'è? Aspettate. Cos'è sto coso? Ma è per arredamento quello. Ma è per arredamento. Ma ti vuoi mangiare delle ossa? Tu che sei uno scheletro. Appunto, ma cioè non... Ma non ha senso. Ma mangia un po' di carne, Fattino. Non credo. Non dovresti mangiare della carne un po'? Sì, sei tutto serio. Perché dovrei mangiare della carne se io non ce l'ho la carne? Magari cambiare vestiti. Appunto, cioè no, voglio dire. Ti cresce la pelle, no? Esatto, ti cresce la pelle, non funziona? Non penso funzioni così, ragazzi. Ah, vabbè, ottimo, puoi vabbè. Provare, dai. Però potrebbe cambiare stile, mi piacerebbe vederlo. Oh, ragazzi, andiamo a chiedere a quel creeper se magari sa dove trovare un po' di ectoplasma e assaporito. Ehi, scusi. Creeper. Salve, allora, aspetta, non è che magari la ragazza. Eh? Cosa? Ha detto... Non voglio nulla! Ah, così. Ok, ok, vabbè. Allora che ci fa lei qua, mi scusi? Ma non è ragazzi che è la... Sei la ragazza Creeper? Mi sa di no, lo sai. Dubito. Ah, ok. Allora, scusa, ti ho scambiato per qualcun altro, mi scusi? Oh sono mio Dio. Sono tutti questi Creeper. In effetti. Vabbè, avete preso quello che dovevamo prendere? Io sì. Io sono venuta per compagnia, andiamo. Ok, aspetta che pago io. Ah, posto, perfetto. Fatto io. Ho pagato con le mie piume di... Che valgono milioni, esatto, sì. Ah, oh, addirittura. Certo, sì, lo sì. Lo sai che il mio fuoco vale molto di più. No, io credo che quello che vale di più... È vero, che quello che vale di più secondo me è l'ectoplasma della ragazza Gast. Immagina proprio puoi venderlo. Ricercato. Sì, immagino. Che cosa stai facendo? Oh mio Dio. Scusami, mi stavo divertendo, Sono comunque uno Blaze. Va bene, allora stai attenta a casa mia, mi raccomando. Vieni, ragazza Gast, andiamo. Vai andate. Fattino, ti prego. Fattino, vieni qua. Portati la ragazza Blaze da qualche parte. Magari dalle, non lo so, una... Portala da qualche parte, ok? Ah, dille, falla andare nel mio albero, ok? E dille che praticamente lì ci sono delle end rod, ok? No, delle end rod, delle blaze rod. Ragazza Blaze! Ha detto che se vai nel suo abito lo trovi nudo. No, andiamo! Cosa? Andiamo! Ma è libero! Ha detto che non arriva. Sono un NPC, aspetto, guarda! Vabbè, non mi muovo, sono un NPC. Ok, perfetto, a posto. Oh, mio Dio. Tutto ok? Tutto bene. Oh, fama, veramente. No, perché scusa, non dovevamo fare la cenetta. Adesso che abbiamo il cibo possiamo fare la cenetta. Sì, però magari potevamo farla a casa tua, visto che... A casa mia. Insomma, io non ho luci e tutto abbandonato. Vabbè, è più bello senza le luci, con le luci, no, soft, no? Non credi? E poi non penso di...
casa tua ancora, sai? Tu invece la mia l'hai vista. Ah, sì, lo... Ok, andiamo a casa mia, va bene, come vuoi. Il fatto okay. è che purtroppo lì, sai come c'è la ragazza Blaze che rompe un po' le scatole. Andate a casa tua. Oh mio Dio, ma sta bruciando l'albero! Oh! Oh! Ma sta bruciando l'albero! Sono arrivato, ti stavo aspettando. Ma stai bruciando l'albero o sbaglio? No, non brucia, non brucia. Vedi che quell'albero ci ha messo un sacco a farlo, eh? L'ho preso dalla... Ma non brucia, guarda qua. Ma cos'è quest'albero? Oh mio... È il mio albero che ho fatto con i miei peli pubici. Cosa? Che schifo! Vabbè. No, sto scherzando, sto scherzando. Sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando. Vabbè, andiamo a casa mia, dai. Posso guardare la televisione nel mentre che cenate? Oh mio Dio, va bene. Posso anch'io? No, ok, andatevi a vedere la televisione. Vabbè, andate. Va, ok, perfetto. Ah, molto più accogliente. Sì, onestamente io non volevo, ma va bene. Allora, cosa ti piace mangiare a te? Un po' di te. Ok, perfetto. Anime. No, mangiare. L'anime dei miei nemici. Ah. Sì, sì, riassorbo. Assorbo la loro essenza. Ah, mi hai assorbito un'anima da drago? No. Vuoi morire? Non lo so, vuoi assorbirla?